base a queste considerazioni che abbiamo appena fatto, possiamo arrivare ad alcune considerazioni. Che significa che durante una conversione termodinamica noi non riusciamo a annullare la quantità di energia termica che necessariamente il sistema deve restituire all'ambiente se vuole ottenere ciclicamente energia meccanica, ovvero L. Diciamo, cosa c'è dietro questo livello? Il primo principio della termodinamica sanciva questa equivalenza di effetti tra calore e lavoro. Non distingueva fra quel che possiamo introdurre adesso, che in termini energetici, oltre alle quantità di energie che vengono scambiate, convertite, eccetera, entra in gioco anche un discorso di qualità dell'energia. Se in pratica noi non riusciamo a convertire integralmente il calore in lavoro, il concetto è come se in pratica all'interno della forma di energia calore fosse potessimo pensarla in due aliquote. Diciamo, genericamente, se io ho una certa energia, poi sappiamo che questa energia in particolare che fa questi scherzi è l'energia termica, ma per il momento in generale parliamo di una generica forma di energia. Questa considerazione ci fa pensare, ci fa vedere il problema come se una certa quantità di energia possa essere vista come somma di un'aliquota che è disponibile a essere convertita in energia meccanica, più un'aliquota che invece non è disponibile. Okay? E la cosa interessante per noi è appunto capire quando facciamo una qualunque trasformazione, andare a capire se alla fine della trasformazione, in cui il livello complessivo evidentemente dell'energia trasformata è cambiato, però la cosa interessante è capire se la quota percentuale non disponibile è rimasta inalterata o eventualmente sia cresciuta. Quindi diciamo, noi interessa capire se facendo una trasformazione che ci porti il sistema una generica trasformazione che ci porti il sistema dal punto 1 al punto 2 quindi a cui corrisponda una variazione del livello energetico del fluido da Econ 1 ad Econ 2, ci interessa sapere se e quanto sia variata la l'aliquota appunto non disponibile, indisponibile alla conversione in energia meccanica. Quindi siamo interessati appunto a
una grandezza, chiamiamola per il momento G, per vedere se questa grandezza, se esiste una grandezza che sia appunto proporzionale a questa quota, aliquota non disponibile. Quindi, tramite, quindi proporzionale, quindi tramite una certa costante di proporzionalità alla aliquota di energia che non è disponibile. Cioè, dice, noi ok, stiamo variando il livello energetico del fluido da 1 a 2, ma nel fare questo, quando il fluido ha raggiunto il valore E con 2 di energia, il peso percentuale della aliquota indisponibile, che fine ha fatto? È rimasto inalterato o è cresciuto? E questo appunto ce lo può dire una grandezza. Se la trovassimo appunto una grandezza che sia proporzionale a questa aliquota, evidentemente la sua variazione appunto ci direbbe proprio, ci darebbe la risposta a questa nostra domanda, nel senso che se delta G è uguale a zero vuol dire che ok, non è cresciuta, noi abbiamo effettuato una trasformazione e non abbiamo peggiorato la qualità della nostra energia. Perché chiaramente qualità dell'energia si intende la attitudine a fornire lavoro, quindi chiaramente per me l'indice della qualità dell'energia è un indice che mi faccia capire se quanto vale l'aliquota indisponibile rispetto a quella disponibile. Cioè per me l'energia è di prima qualità se questo termine è nullo, okay? E tutto fosse disponibile. Ok, e senza addentrarci in troppi dettagli che insomma, ci ritarderebbero poi il nostro passo nel andare finalmente a vedere chi sono e come sono fatti questi impianti motori termici, semplicemente insomma, avete intuito facilmente che se questa forma di energia è il calore, quindi cambiamo la costante, chiamiamola K2, e questa differenza per me è l'energia termica, avrete intuito come per me questa grandezza G è la funzione entropia e K2 è l'inverso della temperatura assoluta del fluido. Ok, quindi questa grandezza che abbiamo con questo tipo di concetto è un segnale che io la vedrei in questi termini piuttosto che perderci in dettagli sulla diciamo, matematica della funzione entropia. Io per i nostri scopi la guarderei in questi termini come un segnale, un segnale che in pratica quando non varia mi testimonia che io non sto facendo crescere la quota non disponibile, non sto peggiorando la qualità dell'energia a seguito di una trasformazione. Cioè se delta S è uguale a zero durante una generica trasformazione, quindi se a questo punto la facciamo così, quindi una trasformazione ad S costante, questo vuol dire che io ho
trasferito energia al fluido e alla fine di questo trasferimento non ho fatto crescere la quota non disponibile. Che significa? Che significa da un punto di vista fisico? Significa che io come ho fatto a far crescere il livello di energia di questo fluido da 1 a 2? Chiaramente non è che ho fatto un miracolo, non è che c'è qualcuno mi ha regalato questa cosa, vuol dire che io ho fatto, ho dovuto effettuare una spesa energetica da qualche parte, in qualche modo, non lo diciamo adesso, lo vedremo tra poco, ma avete intuito di cosa sto parlando, in qualche modo io sto, diciamo, come in quegli scarabocchi che avevo fatto prima, in qualche modo io sto fornendo una certa quantità di energia, per esempio sotto forma di energia meccanica al sistema. Se diciamo io non ho una variazione di entropia, vuol dire che quello che io sto fornendo come spesa energetica dall'esterno me lo ritrovo in seno al fluido sotto forma di incremento di, del suo livello energetico integralmente. Viceversa, se la grandezza entropia è cresciuta, io me lo ritrovo sempre in seno al fluido, però in due forme: una esattamente nella forma indegradata in cui io l'avevo fornito dall'esterno, e una percentuale in forma degradata, perché l'incremento di entropia è sintomo di una accresciuta quota di energia non disponibile ad essere trasformata in lavoro. Ok? Io vi esorto a guardarla in questi termini, questa funzione entropia, sulla quale poi torneremo in seguito, chiaramente, con calma. Quindi in questo modo, diciamo, possiamo fare una distinzione, quindi, fra qualità dell'energia, e dire che le forme di energia che sono trasformabili mutuamente l'una in un'altra la chiameremo energia di prima specie, mentre invece quelle che non possono essere convertite integralmente in lavoro le chiameremo forme di energia di seconda specie. In particolare l'energia termica è una forma di energia di seconda specie. Quindi, parlando dell'energia termica, è chiaro che questa ha, quindi, in questo senso, ha una qualità più bassa rispetto a un'altra forma. Non so, l'energia cinetica, per esempio, no, è convertibile integralmente in lavoro. Quindi diciamo che la qualità dell'energia termica, a parità di quantità, gli stessi joule, non è confrontabile con quella dell'energia cinetica, perché appunto a parità di quantità di energia cinetica noi possiamo ottenere, se abbiamo a disposizione una certa quantità di energia cinetica, possiamo ottenere, se facciamo una trasformazione che senza perdite per il momento, quindi ideale, quindi una trasformazione che non mi faccia crescere quella grandezza che abbiamo appena definito, l'entropia, io posso trasformare l'energia cinetica integralmente in energia meccanica, ad esempio.
altrettanto non posso fare viceversa, come abbiamo detto, per l'energia termica. Quindi l'energia termica ha per me un valore che è più basso rispetto ad altre forme di energia, come l'energia cinetica, l'energia potenziale gravitazionale, la stessa energia meccanica, evidentemente, ed altre forme di energia. E in più, diciamo, possiamo anche fare una sorta di gradazione, ovvero possiamo vedere come la qualità dell'energia termica cresca, la sua qualità cresca al crescere della temperatura a cui quel calore è disponibile, nel senso che al crescere della temperatura evidentemente cresce la possibilità di interagire con l'ambiente per ottenere lavoro. Ok? Bene, altro paio di considerazioni, diciamo quindi la grandezza entropia ci consente quindi anche di utilizzare dei piani termodinamici sui quali visualizzare alcune trasformazioni. In particolare ricorderete, per esempio, se io voglio vedere visualizzare una trasformazione con la quale un sistema scambia lavoro con l'ambiente, immaginiamo un sistema aperto e diciamo consideriamo una trasformazione di compressione, okay? Una trasformazione lungo la quale immaginiamo di far aumentare la pressione del fluido e diciamo senza indurre decadimento della qualità dell'energia. Quindi facciamo finta che questa trasformazione non abbia nessuna dissipazione e quindi il lavoro che io spendo, perché io devo spendere del lavoro, io ho un fluido a una pressione per esempio atmosferica, lo porto a una pressione P con 2 maggiore di quella atmosferica, come ho fatto? Evidentemente ho dovuto introdurre nel mio sistema, ho dovuto spendere, sempre quello del concetto, una certa quantità di energia. La trasformazione appunto senza degrado dell'energia è quella trasformazione che appunto consente di integralmente di utilizzare l'energia meccanica, il lavoro che io sto spendendo per incrementare la pressione del fluido, integralmente me la ritroverò insieme al fluido come incremento della propria energia di pressione, senza dissipazione. In questo caso quest'area appunto rappresenta, se il sistema è un sistema aperto, è il lavoro che io devo somministrare al fluido per ottenere questo incremento di pressione è pari all'area sottesa alla trasformazione, pari all'integrale di V dt, come ricorderete. A proposito, mi è sorvenuto che stavo dimenticando una cosa, appunto a proposito, perché molto spesso questa espressione è accompagnata da un segno meno. Allora, siamo agli inizi
facciamo una piccola parentesi in cui volevo chiarire questo concetto sui segni dei flussi energetici, nel senso che solita scatola. Ok, diciamo teoricamente esisterebbe una convenzione in base alla quale quando noi scriviamo dei bilanci d'energia, il calore introdotto in un sistema è considerato positivo, mentre il calore uscente è di solito va indicato con un segno meno. Al contrario, il lavoro che il sistema rilascia all'ambiente è considerato positivo, mentre invece è considerato negativo quello che l'ambiente effettua sul sistema, quindi la spesa. Io però non amo questo tipo di convenzione e vi invito a un altro tipo di discorso, cioè a ragionare un attimo sulle cose, nel senso che cominciamo appunto a ragionare su quello che abbiamo detto prima, cioè se il mio impianto motore termico viene costruito con lo scopo di produrre un lavoro, come l'abbiamo chiamato, utile, no? La parola dice abbastanza, un lavoro utile che sia appunto maggiore di zero, quindi con quello che si ottiene, quindi più grande rispetto a quello che si è speso. Secondo me è molto più comodo e immediato considerare, ragionare un attimo sulle cose, senza stare a dire che il lavoro che io ho speso meno 10.000 kJ, che significa meno 10.000 kJ? È brutto, insomma, cioè che il lavoro trasferito al fluido è pari a meno 10.000. Se è una spesa e io l'obiettivo di questo mio impianto è ottenere qualcosa da tutto questo, è chiaro, insomma, a rigor di logica, che l'utile che io ricavo sarà quello che effettivamente viene fuori dall'impianto meno tutto quello che ho dovuto spendere. Insomma, non c'è bisogno di ricordarsi una convenzione sui segni, dice, vabbè, il lavoro che io sto introducendo è negativo e quindi vabbè, ma è chiaro, insomma, a rigor di logica, che se io abbiamo imparato alle scuole elementari, insomma, che se io vendo questi occhiali a 10 euro però io quando li ho comprati li ho pagati 5 euro, è chiaro che ne ho guadagnati 5, insomma, non c'è nessun dubbio che quando ricavo associo un segno più e quando spendo associo un segno meno, non so se rendo l'idea. Secondo me in questo modo è molto più immediato e non ci sono equivoci né confusioni, a parte appunto la cosa antipatica che voi, se andate a fare un po' di esercizi di termodinamica, trovate appunto che se questo è il lavoro che avete introdotto nel sistema, trovate tranquillamente che il lavoro introdotto nel sistema è uguale a meno 10.000 kJ, molto brutto, insomma, secondo me, meno 10, cioè il kJ negativo, non saprei che cosa, però purtroppo questo, insomma, per dare un certo rigore appunto sì preferisce ragionare su questi temi. Ok, va bene. Tutto chiaro quindi? E quindi l'analogo, questo, se io trasferisco calore
La quantità di calore trasferita appunto, può essere rappresentata sul piano TS dall'area sottesa alla trasformazione, che appunto sarà pari all'integrale di TS. Se questo calore appunto è stato trasferito dall'ambiente al sistema, e viceversa, insomma, ci siamo capiti per quanto riguarda la convenzione sui segni, se il lavoro è stato sottratto al sistema ceduto all'ambiente. Basano su quei concetti che abbiamo visto poco fa. Quindi, se a questo punto facciamo riferimento al piano TS, il ciclo termodinamico che studieremo comprende sempre questi concetti. Se abbiamo a disposizione un fluido, per esempio, cominciamo a entrare in argomento, un fluido, come primo esempio partiamo, un fluido gassoso, un gas qualunque, per il momento, comunque un aeriforme, un gas, un fluido comprimibile, okay? Disponibile ad una certa temperatura e ad una certa pressione. Non so se avete familiarità con queste rappresentazioni. Sul piano TS potremmo pure discutere su come mai le cose vanno così, però come vi dicevo il primo giorno non la finiamo più, e quindi, come vi dissi, insomma, sono ben lieto di sapere che avete tutti studiato per bene la fisica tecnica, e quindi noi possiamo partire da questa base senza stare a richiamare praticamente un po' tutto quello che in realtà ci serve. E quindi, diciamo, sapete che su un piano del genere i punti caratterizzati da un valore costante della pressione grosso modo hanno un andamento di questo genere. Quindi una curva di questo genere, quindi a pressione costante, chiaramente si chiama isobara. Sul piano TS un'isobara è rappresentata da una curva di questo genere. Okay. Quindi pratica, questo punto iniziale fisicamente rappresenta le condizioni con le quali, diciamo, rappresenta le condizioni con le quali il nostro fluido, nell'esempio che stiamo facendo, gassoso, appunto, entra nel nostro sistema, viene introdotto nel nostro sistema. Quindi, diciamo, chiaramente in che condizioni viene introdotto? Nelle condizioni di minimo livello energetico,
una temperatura che può essere presa come riferimento, per esempio quella dell'ambiente nel quale noi andiamo a prelevare questo prodotto. Per semplicità, così tu sa che sia per semplicità ma sia per portare le idee, immaginiamo che questo gas sia il più comune e più disponibile dei gas che conosciamo. Okay. Ma solo per fare un esempio pratico, però appunto ero partito dicendo un generico gas proprio perché chiaramente dovremmo generalizzare, insomma, non dovremmo non è che se anziché parlare di aria parliamo di azoto o di CO2, i concetti cambiano, sono esattamente gli stessi e quindi dovremmo parlare in generale, però giusto per essere un pochino più precisi facciamo finta che il nostro gas sia aria, quindi supponiamo l'aria contenuta l'aria dell'ambiente nel quale è contenuto il nostro sistema energetico, quindi questa avrà la pressione dell'ambiente, appunto T1, e la temperatura dell'ambiente. In base a quello che abbiamo detto prima, se vogliamo che questo fluido, in questo caso l'aria, raggiunga un livello energetico più alto, molto più alto rispetto a quello nella quale andiamo a prelevare nell'ambiente, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare due operazioni fondamentali, cioè accrescerne il livello di energia, diciamo, di prima specie tramite quindi portarla a un livello di energia di pressione superiore rispetto a quello al quale viene prelevata, quindi appunto effettuare una trasformazione che ne aumenti il livello di pressione, per esempio fino al punto, al punto 2, okay, portando il fluido quindi a un livello di pressione T2, che è con T2 chiaramente maggiore di T1. Le isobare appunto sul piano TS hanno questa caratteristica, cioè che mano a mano che si sposta dal quadrante in basso a destra verso un quadrante in alto a sinistra cresce il livello della della pressione che stiamo rappresentando tramite l'isola. E quindi se noi effettuiamo appunto, come dicevamo, una somministrazione, come facciamo a far crescere il livello di pressione di questo punto? Necessariamente spendendo energia meccanica, ok? Cioè in qualche modo, in cui dettagli vedremo in seguito, diciamo, per il momento ci limitiamo a guardare tutte le trasformazioni da un punto di vista puramente termodinamico, cioè adoperiamo un approccio, come si suol dire, sistemico, nel senso che andiamo a guardare le trasformazioni, quindi che cosa, quali sono le condizioni fisiche di ingresso e del fluido dal nostro sistema, e in base a queste condizioni ricaviamo delle informazioni su quello che ci interessa, cioè la conversione, come stiamo convertendo l'energia termica in energia meccanica. Materialmente poi come funzionano i singoli oggetti in cui avvengono queste trasformazioni, cioè che cosa succede all'interno della macchina, come fa una certa macchina a trasformare l'energia meccanica che io fornisco dall'esterno in un incremento di pressione del fluido, lo vedremo materialmente, lo vedremo. Chiaro l'approccio? Ok, d'accordo. Chiaramente una cosa che dobbiamo dire subito appunto è come avviene dal punto di vista
puramente termodinamico questa trasformazione. Cominciamo sicuramente, per non confonderci le idee, cominciamo a considerare questa trasformazione nella quale quindi trasferiamo, preleviamo lavoro da qualche parte, qualcuno ce lo deve dare, però da qualche parte deve essere disponibile questa energia meccanica, e noi la utilizziamo per incrementare il livello energetico del nostro fluido. Chiaramente questa cosa, come sapete, si può fare in diversi modi, si può fare così come l'ho disegnata prima, si può fare così, teoricamente si potrebbe fare così, eccetera, e ci sono diverse modalità, e raggiungiamo sempre la stessa pressione finale. Vedete, tutti questi disegnini che vi ho fatto partono tutti dal punto 1 e arrivano sempre a incrociare la isobara Pi con 2. Chiaramente la spesa di energia meccanica che sosteniamo nei diversi casi per raggiungere sempre la stessa Pi con 2 è diversa, e su questo dovremo discutere. Chiaramente, quindi, dicevo, per il momento consideriamo, facciamo un'ipotesi che da una parte è abbastanza plausibile e da un'altra è un po' lontana dalla realtà, ovvero, quindi due ipotesi, diciamo, una prima ipotesi abbastanza plausibile è che durante questa trasformazione, ricordate quel disegnino che abbiamo fatto stamattina a inizio lezione, il sistema scambia con l'ambiente, l'ambiente intendo diciamo l'apparecchio fisico che è in grado di trasmettere questo lavoro, quindi scambia questo lavoro con l'ambiente esclusivamente appunto lavoro, cioè non ci sono scambi termici, cioè il mio sistema interagisce con l'ambiente soltanto in modalità lavoro, nel senso che il fluido contenuto nel mio sistema o che attraversa il mio sistema, nell'attraversare il mio sistema non subisce scambi di calore, cioè non assorbe calore dall'esterno, nessuno lo va a riscaldare, per esempio, né il fluido cede mentre passa attraverso questa macchina nella quale aumenta la sua pressione, non viene né riscaldato dall'esterno né raffreddato. Cioè questa trasformazione, quindi, come sapete, si chiama adiabatica, una trasformazione adiabatica, cioè una trasformazione durante la quale il fluido subisce un incremento della propria energia senza scambi di calore né in un senso né in un altro con l'ambiente esterno. Tutto abbastanza, no, insomma, però io non riesco a dare troppe cose per scontate, quindi perdiamo qualche, non perdiamo, impieghiamo qualche minuto per piccolo richiamo, non so se appunto quanto io, se io ho un generico sistema questa volta aperto, ok, all'interno del quale entra il mio fluido in questo modo, da questa sezione iniziale con 1 ed esce da questa sezione A con 2, entra con la pressione P con 1, la velocità C con 1 rispetto a un riferimento Z, ad un'altezza appunto Z con 1,
esce ad un'altezza z con 2 con una velocità c con 2, una pressione p con 2, un'energia sua interna u con 1, un'energia interna in uscita u con 2. Teoricamente possiamo immaginare che qualcuno gli fornisce un po' di calore, qualcun altro gliene sottrae un altro po', e supponiamo che ci sia anche qualcuno che somministra o ricava lavoro, ok? Il simbolino che si adopera appunto è quello dell'elica, una sorta di infinito, ok? Che rappresenta il cosiddetto lavoro scambiato con l'esterno tramite qualcosa in grado di creare movimento, quindi il cosiddetto lavoro d'elica. Quindi diciamo, questo è il primo principio che abbiamo scritto stamattina per i sistemi chiusi, cioè quei sistemi che, dove il fluido era sempre contenuto all'interno del sistema, non entrava e non usciva, e che abbiamo visto può interagire con l'ambiente solo in modalità calore e in modalità lavoro, e quello è un sistema chiuso. In realtà le macchine di cui ci andremo ad occupare e che andranno a costituire i sistemi energetici che andremo a studiare, in generale sono dei sistemi aperti, evidentemente, perché vedono entrare il fluido entra, subisce una trasformazione energetica e poi esce dalla macchina. Quindi una macchina all'interno della quale per esempio il fluido riceve energia sotto forma lavoro dall'esterno affinché possa incrementare il suo livello di energia di pressione, solamente è un sistema aperto per il quale appunto vale il primo principio, vale la conservazione dell'energia, quindi l'energia posseduta in uno essere pari all'energia posseduta dal fluido nella sezione 2. E quindi possiamo dire che se era entrato con l'energia interna U con 1, con la velocità, quindi l'energia cinetica C1 quadro mezzi, l'energia potenziale gravitazionale Z1, quindi immaginiamo che ha scambiato calore per un netto pari a delta Q, ok? Tutto questo dovrà essere uguale a quello col quale, alla somma delle varie forme di energia con la quale il fluido lascia il mio sistema. Ok? Per la precisione dobbiamo andare anche ad aggiungere il lavoro che spende questo fluido. Immaginate, non quando, immaginate una condizione di regime in cui già sta funzionando da un po' questo sistema, ha raggiunto l'equilibrio, significa il fluido che è, quindi vuol dire che abbiamo già effettuato il transitore, diciamo che qua dentro è tutto pieno di fluido, okay? Che deriva dal precedente utilizzo. Noi fotografiamo la situazione in un istante intermedio del funzionamento di questo strano oggetto che ho scarabocchiato qui alla lavagna. Quindi il nuovo fluido che entra e deve spostare, no? Deve farsi largo, in pratica deve spostare il fluido che era precedentemente contenuto all'interno. Per fare questo quindi deve spendere una quantità di lavoro pari proprio a quel lavoro di variazione di volume di cui abbiamo parlato stamattina. Quindi se entra con la pressione P con 1 e il volume V con 1, dovrà spendere questo lavoro, si chiama di pulsione, per poter entrare. Altrettanto espellendo lo rende disponibile un lavoro di pulsione pari a P con 2 P con 1. Ok,
Tutto questo appunto perché, come sapete, senza appunto stare a fare troppi richiami, però per un attimo ci serviva fare questo tutto precisazione, questa grandezza che è significativa del livello energetico del fluido, in pratica che dipende dai valori di pressione e temperatura a cui si trova il fluido di cui stiamo parlando, è una grandezza molto usata, molto, per noi molto familiare, che ha delle buone caratteristiche perché appunto, come si può dire, è una funzione di stato, cioè che dipende solo proprio dallo stato fisico del fluido, indipendentemente da come abbia fatto il fluido ad arrivare a quel stato fisico, che si chiama entalpia. Okay? E quindi questo è il primo principio cosiddetto dei sistemi aperti o equazione dell'energia, che di volta in volta possiamo utilizzare andandola a particolarizzare per la singola trasformazione. È chiaro che questa è un'espressione del tutto generale, nel senso che se intervengono tutte queste forme di energia, in questo modo devono trasformarsi, nel senso che qualcuno aumenta, qualcuno diminuisce, in modo tale che la somma rimanga costante. È chiaro che normalmente, quindi andiamo spediti su questa cosa, facciamo subito un qualche passo in avanti, le macchine di cui noi andremo a parlare di solito sono macchine che realizzano trasformazioni una alla volta, insomma, di tutte queste che abbiamo descritto, cioè o semplicemente scambi di calore o semplicemente scambi di energia meccanica o trasformazioni per esempio di energia cinetica in altre forme, e quindi di volta in volta questa si particolarizza. Adesso dimentichiamoci un attimo di quello di cui stavo parlando, giusto per essere concreti, se questa stessa equazione per esempio la volessi applicare al caso di un bacino idrico dal quale, quindi una certa altezza, questa sia Z1. Ok, io volessi andare a vedere appunto quando l'acqua per esempio è il fluido in generale è fermo in questo bacino, il suo contenuto di energia in tutte queste forme qua qual è soltanto questo, ok? E quando arriva, quando precipita sempre in assenza di dissipazioni, chiaramente non ha scambiato calore, il condotto è un condotto fisso, non ci sono organi in moto, quindi non c'è scambio, non c'è scambio di lavoro, e le condizioni di pressione e temperatura che aveva qui con ottima approssimazione possiamo considerarle uguali quando arriva a valle, quindi H1 e H2 non sono cambiati, soprattutto parlando di un liquido. Tutta questa equazione si riduce a dire che GZ1 meno Z2 è uguale all'incremento di energia cinetica del fluido. In particolare, se era in quiete, ci resta soltanto questo, che tutta questa equazione si riduce a questa. Viceversa, venendo agli esempi, questo molto rapidamente, giusto per darvi il carattere generale di questo bilancio, pochi minuti. Le
veniamo a qualcosa di più inerente all'argomento che stiamo cercando di introdurre, diciamo che la per esempio le macchine che andiamo a considerare in questi che vanno a comporre i nostri impianti motori e termici, tipicamente sono macchine che o scambiano lavoro o scambiano calore. Se il fluido è un gas come quello dell'ipotesi da cui eravamo partiti qualche minuto fa, chiaramente i termini gravitazionali non vengono presi in considerazione. Molto spesso la velocità in ingresso coincide, o se non coincide è la variazione è trascurabile rispetto alla velocità di uscita, e quindi sostanzialmente le macchine che scambiano lavoro sono caratteristiche, particolarizzando questa equazione per una macchina che scambia solo lavoro secondo una trasformazione appunto adiabatica, evidentemente il lavoro scambiato tra macchina e fluido può essere rappresentato dalla variazione di entalpia che ha subito il fluido, ok? Perché appunto se questo è il bilancio generale, trascuro quest'altro termine, questo è H2 e questo è H1, ok? Se è adiabatica, quindi se non c'è scambio di calore, è chiaro che il lavoro che io ho introdotto nel sistema, a meno delle distillazioni, ma abbiamo detto, e non lo ripeto più per il momento, fino a nuovo avviso, facciamo finta che questo sistema sia assolutamente non dissipativo, il lavoro che io ho speso che fine fa? Me lo ritrovo come incremento di entalpia del fluido, d'accordo? Altrettanto, se avessi una macchina che, come vi dicevo, nella pratica così si fa, ci sono delle macchine che servono per scambiare solo lavoro e altre che servono per scambiare solo calore. In quel caso è evidente che il calore scambiato sarà ancora una volta pari alla differenza di entalpia, diciamo H finale meno H iniziale. Ok? Ed è proprio quello che stiamo cercando di rappresentare in questa prima trasformazione. Come abbiamo detto, il nostro obiettivo è portare in alto il livello energetico del fluido affinché, quindi attingendo al patrimonio energetico che la nostra fonte primaria ci mette a disposizione, noi costruiamo delle macchine tali che ci consentano di portare in alto, rispetto al valore di partenza, al valore iniziale, il livello energetico del fluido. Portare in alto, abbiamo detto, significa aumentarne il livello di pressione, e abbiamo ipotizzato come facciamo questo. Lo facciamo attraversare il fluido in una macchina, facciamo passare il fluido in una macchina dove somministriamo energia meccanica in maniera adiabatica, e quindi è chiaro che la trasformazione seguente con questa ipotesi, quindi che la trasformazione sia adiabatica e senza dissipazioni, quindi io non sto scambiando calore qui dall'esterno e quindi non devo vedere un incremento dell'entropia, e questa è la prima ipotesi. La seconda, ed è realistica, cioè è realistico pensare che il fluido
attraversa questa macchina, riceve energia meccanica e non si riscalda né si raffredda, cioè non c'è, scusatemi, non è corretto, non assorbe dall'esterno calore né cede calore all'esterno, mentre attraversa questa macchina in cui riceve energia meccanica che lo porta dal livello di pressione P comune al livello di pressione P comune. L'altra ipotesi, un po' più azzardata, insomma un pochino più lontana dalla realtà, è che quando il fluido appunto cammina all'interno di questa macchina dove riceve energia meccanica, non incontri nessun ostacolo, nessuna resistenza, non dissipi nulla, quindi ogni singolo joule di energia meccanica che dall'esterno gli viene conferita, lui la incamera sempre sotto forma di energia di prima specie, cioè di energia che è tutta spendibile in termini di lavoro. Okay? Non tutti quei joule che dall'esterno gli vengono conferiti, lui li incamera sotto forma di energia di prima specie. Quindi questo vuol dire che se io gli trasferisco 100 joule, secondo questa ipotesi di energia meccanica, il fluido me li potrebbe restituire tutti e 100, perché li ha incamerati tutti in forma restituibile, ok? Una trasformazione cosiddetta, appunto, dove non dissipo nulla, l'energia viene incamerata nella stessa forma, quindi prima specie con la quale è stata fornita dall'esterno, si chiama, come ricorderete, trasformazione reversibile. No, il significato di questo aggettivo reversibile è proprio questo, cioè che il fluido le incamera tutte in una forma indegradata e quindi a me in teoria è in grado di restituirgli quei joule di energia che ha assorbito, perché li ha presi tutti in quella forma, a differenza, ma ne parleremo più là, delle trasformazioni cosiddette irreversibili, che poi come sapete sono le trasformazioni che in realtà si verificano, le trasformazioni reali, dove dei 100 joule che io gli sto trasferendo, 100 ipotetici così per dire un numero, che gli sto trasferendo, il fluido ne incamera un'aliquota in forma non degradata e un'altra aliquota in forma degradata, sotto forma calore, e quindi è chiaro che se io vado a chiedere la restituzione di quei 100 joule, lui mi può restituire solo quelli che ha incamerato in forma indegradata, quelli che ha incamerato sotto forma calore, me ne potrà restituire parzialmente, come sappiamo, perché abbiamo detto che il calore è una forma di energia di seconda specie e quindi se poi lo devo ritrasformare in lavoro non lo potrò fare integralmente, okay? Quindi non sarà proprio in grado, il fluido non li ha proprio visti tutti e 100 in forma indegradata, quindi quando io glieli vado a richiedere, il poveretto non me li può restituire tutti e 100 perché ne ha incamerati che sono 90 in forma indegradata e 10 sotto forma di energia degradata, calore, ok? Quindi non me ne può restituire 100. E quella trasformazione appunto si chiamerà irreversibile. Quindi invece una trasformazione reversibile, adiabatica reversibile, per definizione sarà anche isoentropica, cioè se è adiabatica, quindi delta Q esterno è 0, è reversibile, quindi non c'è dissipazione, non cresce quell'aliquota di energia indisponibile contenuta nel fluido, vuol dire che il mio segnalatore, la mia bandierina che mi dice se sto degradando l'energia, mi deve segnalare che non è cambiato nulla, delta S uguale 0, e quindi l'entropia che avevo nel punto 1 la ritroverò del punto 2, quindi questa trasformazione adiabatica reversibile sarà anche necessariamente anche isoentropica, okay? E quindi sul piano TS una trasformazione isoentropica come la rappresento con un segmento parallelo all'asse delle ordinate, vado dalla pressione iniziale P con 1 a quella P con 2 e quindi la trasformazione che mi consente di innalzare il livello di energia di pressione del fluido sarà questa.
ci stiamo per fermare perché ho guardato l'orologio soltanto giusto per, poi riprenderemo da qui, passerà qualche giorno, siamo a giovedì, e quindi ecco perché mi spingo un attimo. Comunque sapete, e come intuite, come abbiamo detto anche prima, chiaramente questa è solo la prima elevazione del livello energetico del fluido. Quell'altro, anche particolarmente consistente, è l'incremento della sua energia termica. Per esempio, questa energia termica può essere somministrata al fluido in diversi modi. Per esempio, quello che stiamo introducendo, il primo dei nostri impianti, siamo ancora in fase generale, non stiamo vedendo come è fatto l'impianto, però abbiamo già in mente che andremo a parlare di questi impianti motore con turbina a gas. In quel tipo di impianto normalmente possiamo fare con buon'ottima approssimazione l'ipotesi che il calore venga somministrato al fluido a pressione costante, cioè io lo riscaldo questo fluido, cioè lo faccio passare per esempio attraverso dei tubi e poi all'esterno ci mando un fluido caldo, una fiamma, qualche cosa, e posso, con una buona approssimazione, posso considerare che la pressione con la quale il fluido entra in questo scambiatore di calore sia uguale alla pressione con la quale il fluido lascia questo scambiatore di calore, quindi subirà un riscaldamento isobaro a pressione costante. La pressione quale sarà? Sarà quella appunto con 2 che abbiamo da ciò, quindi perché ha ricevuto energia meccanica in una macchina, che vedremo la settimana prossima, passa in un'altra macchina dove subisce una somministrazione, riceve una somministrazione di energia termica a pressione costante. Il risultato, quindi, se io somministro calore con 1 fino ad una certa temperatura, per esempio quella del punto 3, e appunto gli somministro tutta questa quantità di calore, quest'area qui rappresenta proprio A2-3B, rappresenta proprio tutto il calore sul piano TS, evidentemente rappresenta proprio tutto il calore che io ho fornito dall'esterno al mio sistema. Ci fermiamo. Volevo solo arrivare a dire che in questo modo, tipicamente, questo punto 3 rappresenta il punto di massimo livello energetico che ha raggiunto il fluido. Perché? Perché noi l'abbiamo prelevato dall'ambiente con il livello 1, ok? Gli abbiamo incrementato l'energia di pressione a spese del lavoro meccanico che gli abbiamo fornito dall'esterno, portandolo dal punto 1 al punto 2. Poi a pressione costante gli forniamo calore, sempre dall'esterno. Ecco, il Q1 è proprio quello che abbiamo visto poco fa. Negli impianti, nel 99% degli impianti, quel Q1 è il prodotto della M con C, la massa di combustibile per l'energia potenziale chimica del combustibile, quell'H che abbiamo visto stamattina. Quello è il Q1, e quindi è chiaro che a spese di energia proveniente dall'esterno abbiamo innalzato il livello energetico del fluido, portandolo al suo valore massimo. In questo tipo di rappresentazione, appunto, questo punto 3 rappresenta il massimo livello energetico che ha raggiunto. Raggiunto questo livello, diciamo, il fluido è pronto a fare quello che noi ci si aspetti che faccia, il motivo per il quale costruiamo tutto questo impianto è che il fluido, una volta che abbia raggiunto questo livello, possa trasformare il suo contenuto energetico, tutto sommato possiamo anche dire subito, questa entalpia H con 3, interagendo con l'ambiente esterno, e ne parleremo la prossima volta chiaramente, e potrà trasformare questo contenuto energetico H con 3 in una certa misura, potrà trasformarlo in lavoro ottenibile in una certa macchina dove appunto viene convertito il contenuto entalpico del fluido in lavoro, ok?
Naturalmente ci aspettiamo che il lavoro che otteniamo in questa macchina, a spese dell'energia entalpica del fluido, sia maggiore rispetto a quello che abbiamo speso noi all'inizio quando l'abbiamo compresso da P con 1 a P con 2. Ok? E questo è un po' perché mi sono un po' attardato, perché queste cose, anche se in maniere diverse, ce le ritroveremo in tutti i cicli termodinamici che andremo a studiare. Quindi, una volta che le abbiamo ben digerite, incamerate, queste qua le potremo applicare utilmente a tutti i cicli che andremo a vedere. Chiaramente facendo le dovute differenze, è chiaro che un conto è se questo fluido è gas, un conto è se è un'acqua che cambia fase, le differenze sono consistenti, ma i principi restano gli stessi. Okay?